Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E siamo arrivati al terzo episodio di analisi della serie Il generatore a Fallout Story. Per chi fosse nuovo e questa è la prima puntata che vede, qua facciamo solo il commento tecnico lato master di quello che è un gameplay che potete vedere in un video separato. Ve lo lascio qui se non sapete di cosa sto parlando o se non avete ancora visto il video dovete andarvelo a recuperare. In questo episodio finalmente i giocatori entrano nel dungeon, quindi avremo la possibilità di vedere alcune tecniche che servono per migliorare in seguito lo svolgimento della quest, ma che è meglio introdurre subito all'inizio per avere il lavoro come master già pronto per le sessioni successive. Prima di andare avanti, voglio anche ringraziare tutti voi che seguite questa serie per il successo che sta avendo. Io francamente non mi aspettavo che sarebbe stata così interessante e la cosa mi fa piacere e vi ringrazio anche a nome di tutti gli altri che hanno partecipato come giocatori alla quest. Non perdiamo però altro tempo, andiamo a vedere l'analisi di Il generatore a Fallout Story, episodio 3. Ma quindi noi sappiamo che significa Conoscenza del vecchio mondo. Ci conoscenzi. E poi gli chiediamo i soldi a Ma quelli di Foundry. beh, mi complimento. Allora, sono sicuro che superi CD20 con un 19. L'ente nazionale per l'energia atomica era una corporazione controllata dal governo italiano prima della Grande Guerra. Tecnicamente, all'inizio della sessione avrei dovuto fare un po' di introduzione alla lore e all'ambiente come master, ma qua fortunatamente il Don mi è venuto incontro perché ha subito chiesto un tiro di conoscenze e quindi mi ha permesso di inserire tutto quello che avrei voluto dire in maniera organica grazie al tiro del giocatore. Questo non è qualcosa di così impensabile, però voglio sottolineare che dovete stare attenti a quando i giocatori vi danno queste occasioni e coglierle immediatamente. Questa è proprio una questione di riflessi come master. Come nota specifica per questa quest, invece, parliamo un attimo del nome l'Enea. Enea non è un nome che ho scelto casualmente. In realtà c'è un ragionamento molto più complesso di quello che può pensare. Ovviamente il primo motivo è che Enea richiama Enel, che è il suo equivalente nel mondo reale. Questo è un esempio di quando parlavamo del metagioco positivo. I giocatori sanno che cos'è l'Enel, lo associano direttamente all'Enea e non c'è bisogno da parte del master di dare ulteriori spiegazioni. I giocatori sanno cos'è una compagnia elettrica. C'è però anche un altro motivo che ha a che fare con proprio la lore di Fallout. In vari giochi sono presenti elementi che hanno a che fare con l'energia, la distribuzione dell'energia, e queste compagnie elettriche o luoghi hanno tutti nomi presi dalla mitologia. In Fallout 2 possiamo andare a visitare la stazione petrolifera della Poseidon Energy. In New Vegas abbiamo la stazione energia solare di Heliostar. Enea, che di per sé è un altro nome mitologico, va a integrarsi in questo trend. Prendetelo come un esempio del fatto che, anche se state usando un'ambientazione che non avete sviluppato voi, un'ambientazione ufficiale, un'ambientazione presa da qualcos'altro, come in questo caso, non siete costretti a seguirla in maniera pedissequa, ma con un minimo di ragionamento potete inserire vostri elementi, rendendoli comunque coerenti con tutto il resto dell'ambientazione. Ok, Don, mezz'azione per te nel round di sorpresa. Non posso muovermi e nascondermi, vero? Dietro No, o computer. ti nascondi o ti muovi, ma in questo momento non hai occultamento per nasconderti. Quindi posso muovere e basta. Quindi puoi muoverti e basta. Ok, lui invece dice: ah, volare 9 Ah, cosa? metri. 9, 3, e non ci arriva. Lui sorvola e però arriva.
qua. E fine del round di sorpresa, tocca di nuovo al Don. Bene, questo è il loro primo combattimento nella loro prima stanza del dungeon. Da qua riprende tutto quel processo che abbiamo visto per il parcheggio di descrizione progressiva di tutti gli ambienti del mondo di gioco. La stanza abbandonata, i vecchi terminali del computer, macerie e volantini per terra. Durante tutto lo scontro ho progressivamente cercato di inserire nuovi elementi a ogni occasione. Data che questa è la loro prima stanza nel dungeon, ho voluto fare in modo di dargli più elementi possibili qui dentro, da trasformarlo in una sorta di piccolo microcosmo di quello che è il resto della quest, in cui poter dare vari scorci di quella che era la vita nel vecchio mondo. E sì, lo so, la creatura dovrebbe chiamarsi Radroach, non Radrocher. L'ho sbagliato praticamente tutte le volte. Andiamo avanti. Allora, e ti colpiamo al più 10. Più 10, meno 4, più 6. Ho 23. Danni balistici. 17, 16, 15, 14. Kablam! Sta un magnum 44 per i suoi, ma sta talmente piccolo. E il Radrocher ci abbandona. Oh, quanto ci dispiace, ma tanto tanto. E viene spiaccicato per terra perdendo un icone verdastro. Potreste aver notato che un singolo scarafaggio non sembra essere una sfida poi così impegnativa per il party. Se vogliamo andare sul numerico, un singolo Radroach infetto come questo è un grado di sfida 3 e noi stiamo parlando di un party di quarto livello. Senza contare che un singolo mostro ha un solo turno, mentre quattro personaggi ne hanno quattro, quindi il mostro è una schiacciante inferiorità per quanto riguarda l'economia delle azioni. Perché allora inserire questo come primo scontro del dungeon? Più avanti nel dungeon, senza stare a spoilerare troppo, i personaggi avranno a che fare con vari incontri con mostri di tipo parassita decisamente più impegnativi di questo. E questo è qui proprio per essere quello che viene chiamato uno scontro didattico. Ai giocatori viene data la possibilità di imparare come funziona quel mostro in una situazione relativamente controllata, in cui loro hanno vantaggi, in cui non c'è pressione esterna, i giocatori avrebbero potuto comunque semplicemente voltarsi e uscire dal dungeon se si fossero trovati in grande difficoltà. In questo modo i giocatori hanno avuto la possibilità durante il combattimento di imparare tante piccole sottigliezze su come è meglio che loro si muovano, cosa è in grado di fare il mostro, è resistente alle armi laser, è in grado di volare per brevi periodi. Il suo mostro rimorso è infettivo. Sono tutte informazioni che imparano adesso, ma che gli serviranno più avanti quando effettivamente faranno gli incontri più seri. Questo è quello che il computer sta visualizzando in questo momento. Questo è uno di quegli elementi tipici della logica di Fallout. Probabilmente chi ha giocato uno dei giochi della serie lo ha riconosciuto immediatamente, ma è molto comune trovare un terminale di computer che dia informazioni o sulla quest che il giocatore sta facendo o sul vecchio mondo in generale, normalmente intriso di umorismo nero. E se ve lo state chiedendo ai giocatori, il testo che voi avete letto a schermo è stato dato proprio come handout sulla chat Discord che usavamo per parlare tra di noi mentre giocavamo, in modo che ognuno potesse leggerselo indipendentemente. Questo terminale in realtà contiene solo alcune informazioni di world building, nessuna informazione vera e propria sulla quest. Informazioni che sono comunque state utili perché, per esempio, hanno permesso al Don di realizzare qual è la scala temporale degli eventi, il fatto che le loro avventure avvengono centinaia di anni dopo la fine della guerra. Però,
come nel caso della Radroach, questo computer è stato messo qui per insegnare ai giocatori ad associare il fatto che i terminali contengono informazioni. Anche in questo caso, più avanti troveranno un computer che in realtà sarà più importante per loro, così il concetto è stato inserito prima che sia fondamentale per la quest. Se ho fatto bene il mio lavoro come master, quando i giocatori incontreranno il prossimo terminale e anche il prossimo Radroach, dovrebbero già trovare ovvio e scontato quale sia il modo migliore per approcciarsi a questi elementi della narrazione. Ma questo lo sapremo poi nei prossimi video. Per questo video invece è tutto. Chiudiamo così il commentario al terzo episodio. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, aiuta a crescere la serie. Scrivetemi qua sotto i vostri commenti oppure venite sul gruppo Discord o sul gruppo Telegram del Master Kai, dove ci sono anche discussioni in merito a questa cosa. Più che altro, tanti mi hanno segnalato che di nuovo hanno ripreso a saltare le segnalazioni. Iscrivetevi al gruppo Telegram, io lì aggiorno i video quando escono manualmente, quindi non ci sono problemi che le notifiche non vi arrivino. Nel caso, comunque, iscrivetevi e schiacciate la campanella per non perdervi le prossime uscite. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.